Buonasera, buongiorno a tutti, sono Claudia Giordani, sono il delegato del CONI per Milano e provincia, faccio parte della squadra del CONI Lombardia guidato dal presidente Marzorati e mi occupo appunto di tenere le relazioni sul territorio di Milano e della provincia. Un compito molto molto interessante, molto appassionante e anche molto impegnativo. Milano è una grandissima città e la sua provincia altrettanto è rappresentata da comuni molto estesi, numericamente quindi molto consistenti, in cui lo sport comunque è chiaramente ai primi posti della Lei però è stata società. anche una grande atleta del mondo dello sci, ricordiamo, anche figlia d'arte, diciamo bene. Assolutamente, mi fa piacere ricordare il mio grande papà che si è sempre occupato della sua grande passione, la Ricordiamo chi è gli amici di pallacanestro, Sportsmall. Aldo Giordani, giornalista e telecronista per tanti anni di questo meraviglioso sport di cui anche io sono molto molto appassionata. E poi sì, ho avuto la fortuna di questa bella avventura sportiva negli sport invernali, nello sci alpino. Ho fatto gare a livello mondiale per una decina d'anni con risultati molto molto gratificanti. E com'è il mondo dello sci in una città? Cioè, come ci si arriva alla pratica? Qual è stato, ad esempio, il suo di percorso in questo Il senso? mio Dalla percorso è città alla veramente montagna. casuale, veramente casuale, proprio perché pur avendo la fortuna grandissima di nascere in una famiglia molto sportiva, mio padre, come ho detto, ma anche mia madre, campionessa di pallacanestro proprio della sua epoca, nazionale azzurra, ha partecipato a tanti, Ricordiamo il nome anche qui. Francesca Cipriani, che ha partecipato a diversi campionati europei, quindi anche lei molto sportiva. Ecco, noi eravamo. Noi figli siamo stati abituati sin da subito a fare molti sport, ma la montagna non faceva parte così, delle preferenze dei miei genitori. Invece, casualmente, un giorno andammo in montagna d'inverno, mio padre si innamorò della neve, della montagna stessa, e da allora cominciamo a frequentarla. Quindi, per caso, io ho fatto proprio tutta la trafila, ho fatto la scuola di sci, ho preso le prime lezioni, sono stata iscritta ad uno sci club e dallo sci club, quando avevo già quindi più di 10 anni, 12-13 anni, ho cominciato a fare le prime garette. Tornando allo sport di base di Milano, 2015 è un anno molto importante perché arriva Expo. Quali sono gli obiettivi e soprattutto quali iniziative ha in cantiere il CONI provinciale di Milano? Allora, su A Milano si concentreranno in quest'anno tantissimi eventi, anche sportivi. Ci sono diverse edizioni di mondiali, quindi parliamo di alto livello, ma quello che più ci interessa sono anche i tanti eventi e le tante iniziative che verranno fatte in tutti gli sport, in tutte le discipline, anche a livello di base. Il Comune di Milano ha appena lanciato un portale in cui vengono convogliati tutte le iniziative nel calendario di Expo e anzi invito tutti anche a mandare le proprie segnalazioni perché è importante che vengano rese note, che tutti possano essere a conoscenza di tutto lo sport che viene svolto a Milano, che è veramente tantissimo. E Quindi questo anche, ricordiamolo, su sportsmall.it. assolutamente, adesso che c'è questa nuova realtà, assolutamente saremo molto felici di poter contribuire a far capire che quanto lo sport sia importante, quanto lo sport coinvolga a livello sociale e quanti sono i valori che lo sport porta avanti. Noi ringraziamo Claudia Giordani per questa bellissima intervista e da voi per Sports Mall è tutto. Grazie al CONI di Milano, grazie a Claudia Giordani. Grazie, arrivederci.